Se mi lasciassi sola. Io ho imparato ad ascoltare la musica la domenica mattina, perché a casa mia era tradizione fare il bucato, proprio il famoso bucato delle lenzuola, e a mettere un disco. E qui partivano liti infinite tra mia madre e mio padre, i significati dei testi dei grandi cantautori, ma Guccini che cosa voleva dirci al terzo minuto della settima traccia. E quindi io la domenica mattina ascoltavo Tenco, Endrigo, Battiato, Battisti, Guccini, André, sin da bambina. Poi sono scappata da questo tipo di ascolti, e poi un giorno, qualche anno fa, ho preso la chitarra, perché questa non è proprio una canzone nuovissima, ho preso la chitarra e ho scritto Se mi lasciassi sola, anche questa tutta di fila, e mi sono resa conto di quanto io ero figlia di quelle domeniche mattine, ero figlia di Endrigo, di Tenco, e poi l'ho scritta, e un giorno mi ha chiamato Davide Rossi su Skype, che siamo sempre un po' rimasti in contatto dopo Sanremo, chiacchieravamo, i suoi figli, tu come stai, che cosa fai? E allora gli ho detto, sto facendo il disco nuovo, mi piacerebbe inserire questa canzone, ti piace? E lui l'ha sentita e ha detto, qua ci sarebbero veramente bene degli archi. E ho detto, ah sì, ci stavo pensando anch'io. Lui ha detto, ma ce li hai che te li fa? Ho detto, no, per ora mi metto al lavoro, qualcuno lo trovo. Io metto, li vorrei fare io, mi sento ispirato di farli io. E quando ho ricevuto la traccia, mi ricordo eravamo a Castellana Grotte in studio, ho ricevuto la traccia degli archi di Davide, l'ho sentita dall'iPhone, e fiumi e fiumi e fiumi e fiumi di lacrime, sono stupendi.